Michele Di Natale, ordinario di costruzioni idrauliche e marittime e già preside della Facoltà di Ingegneria alla Seconda Università di Napoli, il nuovo presidente della GORI. È tra i maggiori esperti nazionali in materia di ingegneria idraulica e si prepara ad affrontare questo nuovo arduo compito. Di Natale si interessa da molti anni dei problemi scientifici e tecnici relativi alle acque, con particolare riferimento alla gestione delle risorse pubbliche. Sarebbe quasi anormale che oggi chiunque si avvia ad affrontare il problema di gestione di chi che sia in Italia non sappia che deve affrontare moltissimi problemi, ma non mi spaventano i problemi, mi interessa trovare le soluzioni per affrontarle. Ho nella testa molta voglia di affrontare con grande carica i problemi, sono certo di poterlo fare perché ho capito che mi trovo in un ambiente sano, tra persone competenti che possono svolgere questo ruolo. Al di là delle polemiche di ordine politico con le varie contestazioni sulla nomina, sulle insomma varie critiche che sono state mosse nei confronti di chi l'ha avallata, sul fronte operativo, dunque entrando in questa società, che realtà trovate e soprattutto se ha già notato qualche criticità sulla quale vorrà intervenire? È troppo presto per farmi esprimere giudizi perché veramente sono ore, da giovedì ad oggi sono proprio poche ore, posso dire che ho trascorso in mezzo a voi, però lentamente, come ho detto anche al primo consiglio di amministrazione, adesso ho bisogno di un po' di silenzio e di fare una cosa seria, di studiare. Studiare significa conoscere le persone, leggere le carte, guardare i fatti oggettivamente e poi semmai esprimere qualche giudizio, ma costruttivo, nel senso che indubbiamente ci saranno delle criticità, ma nel momento in cui verranno fuori, perché verranno fuori, le voglio esprimere e voglio proporre la criticità e la soluzione. Sono fatte così. Spesso non soltanto i cittadini ma anche gli stessi amministratori comunali si sono posti contro la GORI, marciando addirittura per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua, si parla sempre di questo referendum che non è stato rispettato. A queste persone cosa si sente di dire ora nella qualità di Presidente GORI? Dobbiamo fare una riflessione seria sul problema dell'utilizzo delle risorse idriche. Indubbiamente la risorsa idrica nessuno potrebbe dire che è di proprietà di qualcuno, è di tutti. Il problema della gestione è però un problema che ha dei costi oggettivi, perché per rendere un servizio ci vogliono dei costi. La legge, la norma, il buonsenso lo dice già, che ovviamente nel valutare quanto costa un servizio bisogna farlo con una serie di parametri che evitano le speculazioni, ma che non possono neppure pretendere che il servizio si faccia gratis o si faccia soccombendo, facendo soccombere altre persone. D'altra parte, se noi non riusciamo a recuperare i costi di gestione, in qualche modo, direttamente o indirettamente, li facciamo ricadere sempre sui cittadini. La vera sfida invece è valutare nel giusto quanto è il costo della gestione e soprattutto ottimizzarlo, che significa in maniera seria renderlo il minore possibile con il massimo del risultato.